questo piccolo alieno è la rappresentazione di una specie di robot biologico, una specie di servitore, non fa granché. Questo alieno infatti è un servitore di altri alieni, quelli che comandano. Alto 1,20 m, con tre dita, il pollice opponibile, questo dito più lungo. Mani secche, scheletriche, colorito della pelle nero, magri, ma con un collo piccolo, ma con una grande testa, macrocefali, con questi occhi neri a mandorla, lucidi, ci si poteva specchiare dentro quando l'addotto vede. Venire vicino a sé, la figura di questo grosso cranio è impressionato immediatamente dalla forma dell'occhio. L'occhio è a mandorla, quasi va dietro la parete del cranio e il piccolo alieno, che è alto 1,20 m, di solito guarda l'addotto, che è di solito seduto su un lettino, sdraiato su un lettino, e gira la testa, ponendo quest'occhio quasi in verticale, e l'addotto viene impressionato dal fatto che guardando nell'occhio dell'alieno, quasi specularmente vede la scena dietro, come se fosse uno specchio, una specie di occhio quasi fosse quello di una grande mosca, però liscio, completamente liscio, senza movimento delle palpebre. Le palpebre non ci sono. Questo tipo di alieno ha delle altre caratteristiche. Oltre il movimento, che è diverso dal nostro. Sembra muovere prima la parte superiore del corpo e poi la parte inferiore quando si gira. Cammina veloce, fa rumore, tun 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 tun, sembra quasi un coniglio, dice qualcuno, nella stanza da letto mentre io non mi posso muovere, che sono completamente bloccato. Solo il movimento degli occhi c'è in quel frangente. Il soggetto cerca di vedere che cosa sta facendo questo piccolo essere che di solito è accompagnato da altri, di solito in numero dispari, mai in numero pari, 3, 5, 7 e nel mezzo, ammettiamo che siano 7, 3 da una parte, 3 dall'altra e uno nel mezzo, l'alieno nel mezzo è lievemente più alto, diciamo non più di 1,50 m, più magro, con la faccia più insettoide, con la bocca piccola. Senza labbra, ovviamente. Il naso, due buchi. Le orecchie esterne non ci sono. Se il cranio dell'alieno in questione viene girato, si vede che c'è un buco, ma non c'è l'orecchio esterno, non c'è il padiglione auricolare. Una caratteristica fondamentale di questa tipologia aliena è che questi alieni non hanno vestiti, o comunque se ce l'hanno è qualcosa come se fosse appiccicata alla pelle. Probabilmente non si vedono neanche i genitali, nessuno ce li ha mai descritti. Il collo che tiene questo grosso cranio è molto sottile. Non peseranno più di 25 kg, come si fa a saperlo? Non è che sono stati pesati gli alieni, ma qualcuno, nelle descrizioni che abbiamo, nelle testimonianze che abbiamo, si è ribellato, è riuscito a muoversi e a spingere l'alieno, a dargli un cazzotto a volte, iniziare una specie di colluttazione. Si vede chiaramente che questi esseri sono piccoli, non pesano tanto, perché vengono comunque in quel frangente scaraventati contro un muro e cascano come se fossero dei burattini. Dopo, purtroppo, il soggetto in quelle condizioni non ricorda più nulla, senza aver fatto l'ipnosi. Qualcosa di più forte agisce sulla sua mente e lo blocca e quindi non si può andare avanti con quella che è la colluttazione. Da questo frangente ne viene fuori che il soggetto alieno non può essere più pesante di 20-25 kg. Questo alieno piccolo ha una caratteristica fondamentale. Di solito ha un forte odore, naso abbondo,
Le descrizioni dei nostri addotti dicono: ha un odore di marcio, puzza di pelle di vecchio, mi disse uno una volta. Sembra di essere al cimitero. Diverse parole per indicare comunque un concetto unico. Questo tipo di ancora cinestesica, cioè l'identificazione di un forte odore in un momento di grande stress, ci ha aiutato a non far perdere il ricordo agli addotti. Sappiamo perfettamente, infatti, che in queste occasioni, quando c'è un momento di grande tensione e di grande paura, tutto ciò che accade viene più facilmente ricordato. Il cervello funziona così. Di fronte a questi alieni piccoli, si può fare ben poco. L'alieno piccolo ti prende a volte con la sua strana mano e ti tira fuori dal letto, ti tira al di là del muro che è diventato trasparente e tu ci passi nel mezzo, e di là c'è una macchina volante che poi ti porterà via. Questo piccolo alieno, ancora, quando diciamo è in stand-by, cioè non fa nulla, si siede per terra, si accuccia in ginocchio su se stesso. Tutte le descrizioni che gli addotti hanno fatto sono identiche, sono tutte di questo tipo. Ancora una caratteristica di questo alieno: il gruppo di questi piccoli alieni, sempre in numero dispari, comandato da qualcuno che è un pochino più grande, che sta al centro, abbiamo notato che si muove in modo tale quasi da non toccarti mai, se proprio non è necessario, ma attraverso il movimento di questo gruppo di alieni in concerto, tu, che sei l'addotto lì nel mezzo, che stai per essere preso e portato su una macchina volante, tu ti muovi in risposta al loro movimento. In parole povere, se io sono l'addotto e davanti a me c'è questa corona di piccoli esserini e loro vogliono che io vada verso di voi, si aprirà questa corona e si chiuderà indietro, di modo che io avrò dietro di me la pressione di questi esseri e sarò tentato di andare avanti. In parole povere, è la stessa tecnica che usa il cane pastore con le pecore. Il cane pastore si muove e le pecore, che in questo momento saremmo noi, ci muoviamo e loro non ti toccano nemmeno. Se proprio non ce la fanno, se proprio tu resisti all'adduzione, se in qualche momento, nel momento dell'adduzione, tu sei in grado di prendere per un attimo coscienza e di vedere, di capire che c'è qualcosa che non funziona, allora c'è il trucco della bacchetta. L'alieno piccolo ha una bacchetta in mano, luminosa, te la porge e tu pigli la scossa, proprio come fanno i poliziotti moderni negli Stati Uniti o come fanno anche i domatori di animali con gli animali. È un sistema per non farti tanto male, ma per farti capire che devi seguire le loro istruzioni. Istruzioni non dette, perché questo tipo di alieno, come tutti gli altri vedremo, ti parla nella testa. Loro non muovono la bocca e tu senti le voci che parlano, in questo caso, come maschi e femmine insieme, sembra un coro, come una specie di riverbero, si potrebbe dire da un punto di vista elettronico. Tu senti queste voci e sai quello che devi fare. Interagire non è facile. Tu puoi parlare a loro nella testa e loro capiscono, ma nessuna spiegazione ti viene data e tu devi andare avanti e fare quello che vogliono loro. Questo tipo di alieno in realtà viene descritto con delle piccole varianti che abbiamo scoperto poi sono dovute a differenziazioni del modello di alieno che stiamo descrivendo. E a secondo della tipologia degli alieni che abbiamo che comandano, questi modelli di piccoli servitori sono lievemente differenti. Ci ha creato un certo tipo di problema questa cosa, perché all'inizio non capivamo. Siccome tutte le descrizioni devono essere esattamente uguali per aumentare l'indice di credibilità del testimone, pensavamo che ci fosse una forte confusione. In realtà non è così. Piccole varianti di colore della pelle, di struttura del cranio, di numero di dita, 3 più 1 nella stragrande maggioranza dei casi, alla fine ci ha portato a capire che c'erano sotto
8 differenziazioni in questo tipo di modello. Perché questo è l'alieno che ci ricordiamo di più? Semplice, perché è l'alieno che interviene all'inizio e alla fine dell'adduzione. È l'alieno che interviene nell'istante in cui ti si sta spegnendo il cervello ed è l'alieno che, quando ti si riaccende il cervello e tu cerchi di capire dove sei e cosa ti è successo, lui se ne sta andando. Quando arriva all'inizio dell'adduzione e quando se ne va alla fine dell'adduzione, c'hai due fotogrammi che sono questo alieno e non ti ricordi niente di quello che è successo con quelli alieni che in realtà comandano.